Ma diciamo che Regione Liguria non poteva non essere vicino a una manifestazione di questo tipo per tutto quello che rappresenta, dal punto di vista della tradizione, del mantenimento, della tradizione, della comunicazione, dei valori che sono anche legati ovviamente alla gastronomia, alle nuove generazioni. Io credo che un momento così conviviale, popolare, ma di trasmissione insomma del passato di questa terra, di questo comune, credo che sia assolutamente importante, che sia un momento sicuramente di festa e gastronomico, ma anche un momento culturale, proprio perché si lega e si valorizza la tradizione. Io mi sono permessa di dire che la parte, diciamo, della ristorazione, il fare i piatti, come stiamo vedendo anche in queste immagini, è un qualcosa che ha un valore particolare soprattutto per i giovani. Non a caso vengono coinvolti i ragazzi degli alberghieri, non a caso chi ha partecipato ed è stato fedelissimo del Magnun poi è diventato chef e ha trovato posto nell'offerta lavorativa del Tiguglio. E allora anche questo dobbiamo tenere presente, perché questo è uno dei mercati sicuramente più accesi, più vivi, su cui anche la parte della formazione sta investendo di più. E quindi è viva una manifestazione come questa, che ci fa ricordare quanto la gastronomia è importante, che dà qualche segnale anche alle nuove generazioni e che porta noi a dire tutto quello che viene fatto a livello di formazione deve essere fatto però sempre ricordando qual è la tradizione anche culinaria di questa regione. E poi non possiamo dimenticarci che oltre all'aspetto culturale ci sono concerti, insomma è una 3 giorni abbastanza composita, c'è anche l'aspetto della beneficenza, per cui il fatto che venga devoluta una parte dell'incasso a delle realtà che sicuramente hanno bisogno e che abbracciano più aspetti del sociale è un altro dato sicuramente da non sottovalutare. Ma è importante perché è un modo per ricordare intanto la tradizione a tutti i liguri, ma per unire insieme il turismo, perché il Magnun è un evento che fa turismo, la tradizione culinaria e non gastronomica della nostra terra e il mare, quindi il pesce, tutta l'attività, la filiera ittica, che sicuramente è in forte difficoltà anche a causa delle normative di carattere europeo, ma che deve essere valorizzata perché rappresenta non solo un sentimento culturale e storico della nostra terra, ma anche in futuro un modo per continuare a tenere questo legame tra Genova, la Liguria, in questo caso Sestri Levante, dove il Magnun viene in qualche modo santificato, e il nostro mare, che è la risorsa più preziosa che abbiamo. Venerdì si inizia, poi sabato c'è la distribuzione, domenica spettacolo e degustazione. Diciamo che Riva Trigoso vuole essere un po' così una sede dell'ambasciata dell'acciuga, perché Sesti Levante, che è il comune, ha questa potenzialità che tutti i grossisti di acciughe sono concentrati proprio a Sesti Levante. Questo ci favorisce, una festa che dura da 56 anni, sempre gratuita, che credo che per essere liguri vale doppio. La ricetta è molto semplice, è un soffritto a base di aglio, di olio naturalmente, prezzemolo, cipolle, si fa il soffritto con l'aglio, poi si aggiunge un po' di vino bianco e si aggiungono poi i pomidoro, che dovrebbero essere sempre freschi, ma va bene anche la polpa naturalmente. Poi dopo la cottura di circa 2 ore si fanno cuocere le acciughe in 5-6 minuti e dopodiché si mettono con le gallette all'interno dei piatti. È una bagnetta, diciamo, è un piatto semplice, che una volta si diceva che era ricco di sapori e povero di ingredienti, adesso mi dà l'impressione che sia un po' il contrario.